Buonasera, buonasera a voi. Ebbene sì, voglio dire, Zelensky ha davvero stufato, no? È praticamente dal primo giorno del conflitto che chiede questa fly zone e io non sono assolutamente dell'opinione che lui abbia il diritto di mettere a repentaglio l'incolumità di tutto il mondo chiedendo una cosa che tutti quanti sappiamo porterebbe alla terza guerra mondiale e quindi tra l'altro anche poco intelligente perché i primi che rischierebbero di sparire dalla faccia della terra sono proprio evidentemente gli ucraini e più ci si allontana dall'Ucraina e dalla Russia, meno rischi per quanto riguarda una guerra nucleare si corrono, però ripeto, il primo a correrla sarebbe proprio lui e proprio gli ucraini. Ora vedete, io così a pelle, a me dall'inizio non è mai piaciuto Zelensky, ma io non sto parlando adesso della guerra, ma sin dal suo insediamento nel 2019, ma così è un fatto personale, no? Voglio dire, io non ho degli elementi tali per poter dire come si sente dire che lui è un uomo che è stato scelto dagli americani e precisamente da società di cacciatori di teste molto qualificate, che è praticamente pilotato da Biden e dalla Casa Bianca. Non ho questi elementi. Sta di fatto che c'è sicuramente un qualcosa che nei comportamenti di Zelensky mi disturbano, no? Non fosse altro il fatto che lui ha messo in sicurezza la propria famiglia e i propri figli, mentre manda tutto il resto del popolo ucraino a battersi contro un avversario che sappiamo perfettamente dispone di un arsenale bellico che è infinitamente superiore a quello ucraino. È un po' come mandarli al massacro, perché lui obiettivamente non sa esattamente quando e come innalzerà i toni Vladimir Putin. Finora si è mantenuto molto cauto, molto calmo. Tra l'altro mi fa sorridere quelli che si indignano per le immagini che vedono sul territorio, quando tutti quanti sanno, quelli che hanno un po' di anni, che tutte le guerre sono praticamente uguali. Non è che in Serbia o nell'ex Jugoslavia, basta chiederlo a quelle persone che hanno vissuto quella guerra, cosa è successo 25-30 anni fa, basta chiederlo agli iracheni, basta chiederlo agli afghani, cioè non è che siamo molto lontani e non voglio andare ancora più lontano, lo scempio, le cose incredibili, inenarrabili che sono successe nel Vietnam, ma a quei tempi non si potevano documentare. Quindi, francamente, mi fa sorridere questo modo di comportarsi che è semplicemente voluto e strumentale. No, perché tutta la strumentalizzazione che c'è stata dietro questa cittadina a 40 km da Kiev, Bucha, no? Voglio dire, a prescindere dal fatto che la colpa sia totalmente dei russi, sia degli ucraini, sia parziale, ci sia qualcosa di poco chiaro. Però strumentalizzarla in quella maniera, di fronte a una possibilità magari di una trattativa, vuol dire avere un unico obiettivo, quello di mandare all'aria la trattativa stessa, e queste sono persone che non hanno a cuore il futuro del pianeta. Ma torniamo al nostro amico Zelensky. Caro Zelensky, è anche no. Noi italiani non siamo disposti a morire per voi, non siamo disposti a morire per gli ucraini. E questo non vuol dire non essere solidali, vuol dire un'altra cosa che magari vorrei spiegarti come italiano e spiegartela avendo sicuramente dalla mia parte una parte di italiani, non so ovviamente quanti. Per me la cosa che conta al primo posto c'è il mio paese prima dell'Ucraina. Io sono un fiero sovranista, anzi potrei definirmi un familiarista, perché per me viene prima la mia famiglia, poi vengono tutti gli altri. Viene mia figlia in primis, viene mia moglie, poi tutto il resto, i miei parenti più vicini, poi se ho tempo, spazio, risorse, le dedico agli italiani.
se poi ho altre risorse a disposizione, penserò anche agli ucraini. Questo, ripeto, non vuol dire non essere solidali con gli ucraini. Qualcuno, come Letta, potrebbe storcere il naso e dire che questo non è giusto, che bisogna dimostrare solidarietà, che bisogna sacrificarsi. Ma caro Letta, a me non costa nulla sacrificarmi. Tu stai parlando che uno sì, che probabilmente potrei economicamente non essere al tuo livello, no? Però non sono uno che se la passa male. Adesso, obiettivamente, dopo 40 anni di multinazionale, di azienda, sono in pensione, ho una moglie che fa un lavoro che non lo perderà mai, anzi, è ricercato a tutti i giorni, fa l'infermiera. Quindi io, francamente, problemi economici, devo dire, non ne ho. Ma restano i miei fratelli, resta il futuro di mia figlia, restano i miei fratelli italiani che non se la passano bene. Ed è giusto pensare a loro, caro Letta e caro Zelensky, perché voi non avete problemi. Voi avete la casa, se non ci sarà il riscaldamento potete ovviare in qualche maniera. Cosa ve ne importa a voi delle restrizioni, delle sanzioni? Non vi toccheranno minimamente e tutti quelli che tutte le sere nei salotti ci dicono quanto gli italiani dovrebbero continuare a fare sacrifici per la libertà. Quale libertà, Letta? Quale libertà, Draghi? Lo abbiamo visto com'è la libertà in Italia sotto Covid. Abbiamo un esempio e un'altra volta vuoi parlarci di libertà, di democrazia? No, caro Letta, no, caro Draghi. In questo tranello gli italiani non ci cascono più. Questo deve essere chiaro. Adesso pensiamo noi a noi stessi, cercando in ogni maniera di impedire a Letta di continuare con questo disegno della rinuncia del gas, del petrolio, che vorrebbe dire, siccome siamo colpevolmente non attrezzati, non siamo autosufficienti e siamo l'unico paese occidentale insieme alla Germania a non aver pensato a questo, e quindi francamente non è che in 2 o 3 mesi siamo nella condizione eventualmente di risolvere il problema. Questo non vorrebbe soltanto dire al freddo per alcuni, e mettiamoci nei panni degli anziani che hanno una pensione minima, che non possono magari neanche comprarsi una stufetta, ma pensiamo alle aziende italiane. Quindi, caro Letta, anche no, caro Zelensky che continui così a chiedere sanzioni maggiori e che oggi ti sei indignato perché secondo te le sanzioni non sono particolarmente forti per mettere così al muro Vladimir Putin. No, è vero, al muro stanno mettendo gli occidentali, stanno mettendo la povera gente del nostro continente. Quelli sono messi al muro, perché Putin, francamente, al quale diamo 1 miliardo al giorno, cioè non è che ha grandi problemi, si sta finanziando la sua guerra. Però ovviamente non ci puoi, caro Zelensky, chiedere di venire ulteriormente in soccorso all'Ucraina, sacrificando il benessere degli italiani, che poi più che un benessere è una sopravvivenza per tanta popolazione italiana e non solo. Quindi, caro Zelensky, deve essere chiaro, è un grande no, è un no, noi non ci stiamo ulteriormente a sacrificarci per l'Ucraina. E questo non è nulla di personale, tutta la mia solidarietà al popolo ucraino. Però dico anche al popolo ucraino, il primo con il quale dovete prendervela è lo stesso Zelensky e chi l'ha preceduto, perché la guerra, cari miei, non nasce il 24 febbraio del 2029, ma parte nel 2014 e nessuno ha voluto accorgersene. E talvolta i popoli devono anche dimostrare di sapere reagire. Avete veramente voi tutto popolo ucraino unito? Vi siete battuti per quello che succedeva nel Donbass? Vi siete preoccupati dei tanti civili che venivano massacrati dalle milizie ucraine? Vi siete preoccupati dei tanti filorussi che sono stati uccisi da parte del battaglione Azov? Mi sembra di no. Mi sembra di no. Malgrado questo, io rimango assolutamente solidale con voi.
Vi dico semplicemente che adesso però prima pensiamo a noi italiani, pensiamo alle nostre famiglie e poi dopo le nostre famiglie pensiamo agli italiani. Quindi hai stufato Zelensky, basta, è finita, nessuna fly zone, la terza guerra mondiale te la tieni tu, la guerra te la tieni in casa tua e basta minacciare terza guerra mondiale, perché noi su questo non ci stiamo. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.